Carissime amiche e carissimi amici, bentornati, sono di nuovo qui come vi avevo promesso. Ho voluto fare uno stacco per lasciare il video che riguarda Wave of Action Italy separato. E quindi niente, questo è il motivo per cui ho voluto staccare, ma mi premeva ecco, tornare in diretta. Fra l'altro, ecco, mi sono ricordato adesso che potrei anche ecco, fare la direttina anche su Periscope. Quindi ecco qua, cari amici, un attimino che cominciamo anche la diretta su Periscope. Eccolo qua. Bene, comincia. Devo mettere il titolo, mannaggia, scusate un attimo. Ecco qui. Ecco bene, bene. Ok, allora siamo in diretta anche su Periscope. Se non sapete cos'è, Periscope è una nuova applicazione che permette di fare lo streaming anche su Twitter, tramite Twitter, è un'applicazione di Twitter praticamente. È molto veloce, molto semplice da usare tramite cellulare. Il motivo per cui dalla settimana scorsa ho fatto già un tentativo, quello di oggi è un secondo tentativo, è diciamo per portare un po' di utenti nuovi magari su Salvo 5.0, utenti che conoscono Twitter, conoscono Periscope, ma non conoscono Salvo 5.0. Vediamo come va, se c'è già qualcuno collegato. Ci sono già 7 persone. Eccoti, ciao Gabriele, ciao, benvenuto. Ci sono già 8 persone, mi raccomando Gabriele, metti qualche cuoricino. Oh mannaggia, mi è arrivata una telefonata che ovviamente mi ha fatto. Ah, non mi è caduta la linea, meno male. Ecco, bravo, mettete un po' di cuoricini così si collegano delle altre persone. Bene, 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 grazie Gabriele. Allora, stavo spiegando quindi, Periscope è un'applicazione che permette di andare in diretta tramite questa nuova applicazione solo da cellulari, Android o Apple, ed è un'applicazione del gruppo, diciamo, di Twitter. Ecco qua. Quindi, cari amici, se desiderate vedere la diretta originale e ufficiale, venite su www.salvo5.0.tv. Benissimo. Allora, vi vorrei parlare oggi dell'argomento donazioni, perché ho fatto un aggiornamento delle donazioni, era da tantissimo tempo, era dall'inizio di aprile, quindi tutto aprile, tutto maggio e 10 giorni di giugno, quindi 2 mesi abbondanti, che non aggiornavo più le donazioni. Ecco, e quindi ho pensato che era arrivato il momento di aggiornare. Era già da diversi giorni che volevo farlo, ma per un motivo o per l'altro non ero mai riuscito a farlo. Quindi ho aggiornato le donazioni. Trovate i dati aggiornati sul mio blog salvomandara.it. C'è il link, è molto semplice, insomma lo trovate già nella home page andando in basso, trovate appunto la descrizione del progetto Salvo 5.0 e troverete il link dove c'è la pagina con le donazioni aggiornate. Bene, vorrei darvi qualche dato interessante. Allora, primo dato, siamo arrivati quasi a 1000 donazioni, esattamente 959. Da quando siamo partiti, era dicembre del 2013, a oggi, 10 giugno del 2015, quindi un anno e mezzo, in 18 mesi, 959 donazioni, che è veramente un numero molto grande. Ecco, solo in questi 2 mesi, dall'aggiornamento del 2 aprile a oggi, 79 donazioni. Anche se ho notato che c'è un andamento nel tempo strano, se ci sono stati anche 10 giorni di seguito senza che sia arrivata neanche una donazione, mentre poi in un giorno ne sono arrivate 8 o 9 tutte insieme. Quindi è veramente divertente analizzare questi dati perché chissà quali sono le dinamiche. Ecco, magari sarà capitato che ho fatto un video particolarmente gradito quel giorno, non lo so, oppure magari mi sono ricordato di ricordarvi che Salvo 5.0, compreso il sottoscritto, vive grazie alle vostre donazioni. Comunque sta di fatto che un giorno, pum, c'è stato un picco di donazioni molto elevato. Bene. Abbiamo superato i 21.000 euro, mentre il saldo del 2 aprile era 20.248, adesso a oggi, 10 giugno, abbiamo raggiunto un totale di 21.121 euro. 21.121.
Come sapete, questi soldi sono stati spesi ormai quasi tutti, ecco, perché ho comprato tanta attrezzatura, ho pagato le varie spese di internet, ho comprato l'automobile, perché voi sapete, quando io mi sono dimesso dalla ditta per cui lavoravo, ho perso l'automobile, perché io prima per 16 anni ho avuto l'auto aziendale. E avendo dato le dimissioni per potermi dedicare a Salvo 5.0, ho dovuto restituire, ahimè, l'auto aziendale e quindi ho dovuto fare un acquisto importante. Ecco, e quindi ho preso alcuni, circa 8.000 euro che mi servivano, la macchina è costata in tutto 13.000, ecco, 8.000 euro li ho presi dalle vostre donazioni per comprare l'auto. Tutti gli altri li ho spesi per le spese di internet, vari viaggi, acquisto di varie attrezzature, un computer e un tablet, il kit satellitare, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a 2 aggiornamenti fa, avevo elencato tutte le spese, quindi sul blog trovate, tutte le spese documentate in modo minuzioso, proprio al centesimo, come ho speso i soldi che voi avete deciso di donarmi. Ho deciso, visto che ormai ero arrivato praticamente in pareggio, a tabula rasa, come dicono dalle mie parti, cioè ero arrivato a zero e quindi a mano che arrivavano dei soldi li usavo proprio per vivere o per pagare le spese tipo internet, eccetera, ho detto a questo punto è inutile che io continui a documentare le singole spese, perché ormai c'è ben poco da documentare. E quindi questo aggiornamento di oggi è il secondo che faccio senza aggiornare l'elenco delle spese, quindi aggiorno solamente le donazioni. Quindi vorrei ricapitolare questo numero che è molto importante, 959, cioè siamo quasi a 1.000 donazioni, che per me è un numero veramente enorme. E la cosa ancora più bella, cari amici, è che di queste 959 donazioni, i donatori sono solamente 711. Cosa vuol dire questo se ci sono 959 donazioni e 711 donatori? Vuol dire che un certo numero di donatori sono seriali. E infatti il numero è 124. Ci sono 124 donatori, a meno di errori, perché qualcuno di voi, per esempio, ho notato, però cioè non mi sono messo lì a spulciare questi dati, quindi ci potrebbero essere degli errori su questi numeri. Ho visto, per esempio, che alcuni di voi magari donano marito e moglie, e allora una volta mette il nome del marito, un'altra volta mette il nome della moglie, a volte li mettono insieme, quindi magari nel database potrebbe essere che alcuni di questi nomi vengono interpretati dal database diversamente, magari perché sono scritti in modo diverso. Ecco, quindi salvo errori, sono 124 donazioni, scusate, 124 donatori seriali, magari potrebbero essere qualcuno di più per l'errore che ho detto prima. Con donatori seriali intendo dire donatori che hanno fatto almeno 2 donazioni. Poi ci sono delle persone, che ne hanno fatte 15, 14, 13, eccetera, eccetera. Ci sono diverse persone, veramente tantissime con 10, anzi, scusate, ma a questo punto, mi è venuta la curiosità, vorrei proprio dirvi quante sono. Non dico i nomi, perché voglio comunque tutelare la vostra privacy, però vorrei dire, quali sono, il numero di donazioni. Allora, vediamo un po'. Quindi ci sono 2 donatori, un uomo e una donna, 2 donatori con 15 donazioni in totale. Poi c'è un uomo con 14 donazioni. Dico anche i totali, dai, dico i totali, tanto non dico il nome. Quindi la signora che ha fatto 15 donazioni mi ha donato un totale di 170 euro in questo anno e mezzo. Il signore che ha fatto 15 donazioni ha donato un totale di 100 euro. Poi c'è un signore che ha fatto 14 donazioni per un totale di 259. Poi c'è un uomo e una donna, anche qui allineati con 8 donazioni, quindi un uomo e una donna con 8 donazioni ciascuno, 130 euro per l'uomo, 170 euro in totale per la donna. Poi ci sono 3 persone che hanno fatto 7 donazioni ciascuno. Sono per la precisione una donna e 2 uomini per un totale di 40, 8 e 7. Sì, ecco, c'è proprio una persona che ha fatto 7 donazioni da 1 euro, quindi 7 euro. Invece un'altra persona ha fatto 7 donazioni per un totale di 80 euro, un'altra persona 7 donazioni per un totale di 40. E
E poi ci sono tante con 6 donazioni. Quanti sono? Uno, fatemi vedere un attimo quanti sono quelli con una donazione. Con 6, 1, 2, 3, 4. 4 donatori da 6 donazioni a testa. Poi 1, 2, 3, 4. Altri 4 con 5 donazioni. Poi vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 donatori che hanno fatto 4 donazioni a testa. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 donatori che hanno fatto 3 donazioni a testa. E poi ce ne sono un'infinità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Madonna mia, quanti sono? Ma saranno una cinquantina, ma forse anche di più. No, di più, di più. Saranno oltre 60 persone che hanno fatto 2 donazioni, tutti gli altri una donazione ciascuno. Curiosità, curiosità. C'è stata una persona in questo ultimo bimestre che ha tolto il primato per la donazione più piccola. Allora, per 1 anno e mezzo, cioè dall'inizio, perché è stata una delle prime donazioni, fino a 2 mesi fa, la donazione con l'importo più piccolo era una donazione di 8 centesimi. 8 centesimi. Bene, adesso, questa persona è stata fregata perché c'è una donazione di 7 centesimi. Ecco, quindi adesso la donazione più piccola è di 7 centesimi, la donazione più grande continua a essere quella di 300 euro fatta un po' di tempo fa. Ecco, altre notazioni, come sapete, per le donazioni che vanno dai 100 euro in su, pubblico anche il nome del donatore, questo perché, occorre evitare che qualcuno pensi di poter comprare. Ecco, la libertà di Salvo 5.0. Ecco, la libertà di Salvo 5.0 non è in vendita. Quindi, se qualcuno magari decidesse di fare una donazione importante, quindi 100 euro o più di 100 euro, bene, può anche farlo, se proprio ha veramente soldi in eccesso, e io, non, per carità, lo accetto volentieri, però pubblico il nome. Così, se qualcuno dovesse notare che io ho un comportamento particolarmente gentile e disponibile nei confronti di qualcuno che magari mi ha fatto una donazione importante, beh, a quel punto lo sapete tutti e potete dire pubblicamente che io sono troppo gentile con quella persona perché mi ha pagato, praticamente mi ha comprato. Ecco, fra le donazioni, quindi da 100 euro in su, come potete andare a controllare voi stessi, però ci tengo a menzionare queste 2 donazioni perché sono state fatte da due partner, da due sponsor che voi conoscete. E quindi il mio amico Alessandro Alberti di Elettrovelocipedi Alberti ha fatto una donazione di 100 euro recentemente, e poi anche proprio pochi giorni fa è arrivata una donazione di 200 euro da BioHealth Italia, che è un altro dei partner di Salvo 5.0, per il quale non c'è ancora il video in pre-roll, ci stiamo lavorando, ma c'è già il banner in alto a destra, scusate, in alto sul blog. Bene, quindi ringrazio Elettrovelocipedi Alberti e BioHealth. Presto probabilmente arriveranno anche donazioni dagli altri sponsor che vedete, fra quelli già elencati, cioè fra quelli, insomma, nei banner. E poi comunque ringrazio veramente tutti voi per le vostre 79 donazioni in 2 mesi, quindi mediamente una al giorno, perché sono passati proprio circa 80 giorni da quando avevo fatto, dal 2 aprile al 10 giugno sono proprio 80 giorni giusti probabilmente, quindi veramente una media di una donazione al giorno. E quindi veramente grazie a tutti voi, quasi 1000 euro in 80 giorni. Ecco, perché siamo passati da 20.248 a 21.121. Quindi, veramente, cari amici, sono veramente molto, molto, molto contento, molto felice di come stanno andando le cose, anche perché ho notato, e veramente sono contento, non lo dico per scherzare, del fatto che l'entità delle donazioni si è abbassato, cioè sono pochissime le donazioni di importi importanti, diciamo oltre i 10 euro, ecco, io reputo una donazione di un valore importante.
ma per me sono tutte importanti, anche quella di 7 centesimi. Certo, una donazione di 7 centesimi diciamo che è veramente poco utile, immagino che sia più un gioco che il donatore ha voluto fare, ma io sono grato anche a colui o a colei che ha voluto donarmi 7 centesimi. Certo, avendo 20 persone. 20 persone che donano 7 centesimi, arriviamo a 1,40 euro, che è già una cifra importante. Vabbè, scherzi a parte, cari amici, veramente grazie a tutti voi per la vostra generosità, che mi abbiate donato 1 euro o 300 euro. Queste sono le due cifre limite, diciamo, a parte appunto gli scherzi di 8 centesimi e 7 centesimi. Veramente grazie a tutti voi, perché tutto questo non è affatto dovuto. Lo so che io quando ho lanciato la campagna a dicembre avevo detto che avrei dato le dimissioni se vedevo un supporto incoraggiante da parte vostra, l'ho avuto, ma ovviamente non siete obbligati a continuare. Potreste teoricamente interrompere oggi stesso con le vostre donazioni, non potrei dirvi niente perché non abbiamo firmato nessun contratto. Quindi devo solo essere grato a tutti voi per tutto quello che avete fatto finora e se vorrete che farete anche in futuro. Va bene, vediamo se ci sono dei vostri commenti e poi. Allora, Sergio dice: e se ti vengono fatte donazioni da 99 euro non le pubblichi? Infatti, Sergio, guarda, ne ho ricevute tantissime donazioni, anzi, adesso ti dico quante, anzi, lo puoi vedere anche tu. Perché è pubblicato quante ce ne sono. Guarda, basta che tu vai sul mio blog, 99, ne ho ricevute 10 e addirittura 2 da 99 e 99 centesimi. Quindi, caro Sergio, è già successo. Sì, non le pubblico. Io, ecco, guardate, sto pubblicando qui il link per guardare, i dettagli sulle donazioni. Federica mi chiede, se pago l'affitto. Sì, certo che pago l'affitto, Federica. Pago l'affitto per la casa dove abito e dove ho lo studio. Sì, ovviamente sì, ovviamente sì. Pago l'affitto. Pago l'affitto, pago il condominio. Però voglio dire, quello lì lo pagavo anche prima. Comunque sì, pago l'affitto. Non solo, ho anche altre spese, ho anche altre spese. Per cui sono obbligato, ecco, ma ovviamente lo faccio con piacere. Mi riferisco al mantenimento dei miei figli, essendo separato, anzi divorziato. Quindi è ovvio che ho le spese che hanno molte famiglie italiane, insomma, quindi affitto, mantenimento per chi è separato, come nel mio caso, e poi quello che mi serve per vivere, naturalmente. Oltre, in questo momento, la spesa più grossa che ho è la voce internet, 350 euro al mese per avere un collegamento decente, anche se non escludo di cambiare perché. Ho sentito dire che sta arrivando la fibra da queste parti. Beh, se arriva la fibra con 50 o 60 euro potrei avere una connessione migliore di quella che ho oggi pagandone 350. E quindi è ovvio che cioè se arriva la fibra, insomma, posso migliorare le condizioni tecniche e diminuire i costi. Ecco, Sergio dice: intendevo dalla stessa persona. Ma sì, Sergio, infatti l'ho detto prima. Ci sono per esempio questa signora e questo signore che mi hanno fatto 15 donazioni a testa, hanno superato i 100 euro nel complesso, sono arrivati a 170 in un caso e proprio a 100 nell'altro caso. Vabbè, comunque guarda, non ho trovato finora importi particolarmente impegnativi. Ecco, sì, ho fatto anche questa statistica, a questo punto ti do soddisfazione, Sergio, perché a me piace essere trasparente, quindi aspetta che devo trovare dov'è finito il comando per ordinare la pagina. Allora, come faccio per ordinare questa pagina in senso decrescente? Analizza. Vabbè, adesso non riesco, quindi lo faccio a occhio. Comunque, la persona che mi ha donato di più, a parte le cifre quelle tutte in un colpo, che vedete pubblicate, quindi 200 e 300 euro, oppure 150 e 100, che sono tante, le donazioni da 100 euro sono veramente tante. Comunque, per esempio, c'è una persona, un mio carissimo amico, lui magari sa chi è, che con sole 4 donazioni mi ha donato 218 euro e 45 centesimi. Ok? Ecco, un mio carissimo amico. O addirittura c'è un altro carissimo amico che con sole 3 donazioni mi ha donato 266 euro e 64 centesimi. Ecco. Poi c'è un altro amico che con 3 donazioni mi ha donato 299. 299.
Quindi sì, la risposta, caro Sergio, è che è possibile superare i 100 euro con più donazioni, però ti posso garantire che finora non ci sono delle persone che anche con delle donazioni multiple hanno raggiunto livelli, diciamo, preoccupanti di donazioni. Ecco, diciamo che hanno rateizzato una donazione impegnativa che qualcuno ha fatto in un'unica soluzione. Ok? Questo per rispondere alla tua domanda, caro Sergio. Bene, Gabriele, salvo, guarda anche i commenti su Periscope. Ah, è vero, mi ero addirittura dimenticato di essere su Periscope. Ci sono quattro persone collegate, che in effetti si saranno stancate di stare lì, visto che tanto non li ascoltavo, infatti non sta scrivendo nessuno, non ci sono neanche cuoricini. Ecco, posso decretare, caro amico Gabriele, che Periscope. Ecco, adesso tu mi stai commentando, eccomi, eccoti, ti vedo. Però vedi, questo qui era un esperimento, quello dell'utilizzo di Periscope. È un esperimento che ho voluto fare perché me l'ha suggerito il mio carissimo amico Massimiliano Pierini per portare dei nuovi utenti da Periscope a Salvo 5.0. Ma diciamo che non ha molto senso perché, insomma, alla fine ci sono quattro utenti su Periscope collegati. Mentre su Salvo 5.0, se adesso vado a guardare la statistica, ecco, anzi, adesso la andiamo a guardare, magari sarete un centinaio o anche di più, chi lo sa. Vediamo un po' quanti siete. Vediamo un po' quanti siete. Che ore sono? Sono le 18:53. Vabbè, il dato ancora non è congelato, comunque, sì, siete circa 200 probabilmente su Salvo 5.0. Va bene, quindi questo è il dato. Ci sono ancora dei commenti. Allora, Ubermesk mi fa una domanda molto, molto ficcante, ma io rispondo: come fai a pagare l'affitto se hai due mutui? Te lo dico subito, caro Ubermesk. Allora, uno dei due mutui è per la casa, dove vive la mia famiglia, dalla quale sono separato, cioè la madre dei miei figli con i miei figli quando non sono con me. Come tu sai, in Italia, quando un uomo si separa, va fuori casa, ok? E quindi, ecco perché io quel mutuo ce l'ho, sono obbligato a pagarlo, perché comunque la casa è intestata anche a me, ma non abito in quella casa. Ok? E questa è la risposta per il primo mutuo. Il secondo mutuo, in effetti, sono solo cointestatario, ma non lo pagavo perché la casa comunque è della mia compagna. Ok? Quindi io ho deciso di cointestarmi il mutuo, per permettere. Per poter avere un mutuo di una cifra maggiore, perché altrimenti solo con il reddito della mia compagna non avrebbe potuto, diciamo una sorta di garante, ecco, però in effetti sono proprio cointestatario, ma non sono anche cointestatario dell'immobile, l'immobile appartiene solamente alla mia compagna, ok? Quindi ecco perché pago l'affitto, perché in effetti ci sono tre abitazioni, quella della madre dei miei figli con i miei figli, quella della mia compagna e quella dove abito io in affitto, ok? Bene. Altri commenti. Ciao Salvo, ma sulla pubblicità che noi vediamo prima del video non percepisci qualcosina? Dice Gaucho. Allora, quella pubblicità no, l'ho spiegato un paio di mi scappa la diretta fa. Allora, all'inizio, quando ho cominciato con i video in pre-roll, pensavo di avere sia video pre-roll dei miei partner diretti e sia video pre-roll di inserzionisti esterni, ok? Allora, per il momento non ho nessun inserzionista esterno, quindi gli unici due video in pre-roll che girano adesso, e fra poco si aggiungeranno anche quello di BioHealth e quello di HydroMoving, sono solamente quello di Mainstreaming e quello di EVA, Elettrovelocipedi Alberti. Con loro abbiamo fatto questo accordo, nel senso che loro mi fanno delle donazioni, anche loro. E infatti, come ho detto prima, Eva mi ha già donato 100 euro e BioHealth mi ha donato 200 euro. E probabilmente nelle settimane successive, nei mesi successivi, mi faranno altre donazioni. Ok? Ma per quei video non percepisco nulla di direttamente legato a quei video. Ok? Ricevo delle donazioni, in cambio del fatto che io do un po' di visibilità a queste realtà, che sono BioHealth e Eva per il momento, e poi si aggiungeranno, scusatemi, Mainstreaming ed Eva. Da Mainstreaming non ricevo donazioni perché io dovrei pagare tutta la banda che utilizzo per lo streaming e invece non pago nulla. E quindi con Mainstreaming facciamo un vero e proprio baratto. Considerate che io dovrei dare
penso 400-500 euro al mese per la banda che consumo, che non c'entra con la connessione internet. Sto parlando proprio dello streaming, perché quando tu fai uno streaming multipunto, cioè internet a me serve per uscire dal mio studio e arrivare al server della main streaming, ok? E quella lì è la mia connessione internet. Ma poi, se ci sono 200 persone collegate, tutta la banda è banda che spende main streaming e questa banda ha dei costi molto elevati, ok? Io dovrei pagare a main streaming qualcosa come 400-500 euro al mese, non lo so, qualcosa del genere comunque. Ecco, e invece non pago niente, d'accordo? Quindi c'è questo baratto, abbiamo fatto proprio un vero e proprio baratto con una compensazione, ecco, se preferite. Tenete conto che io ho cominciato a fare pubblicità a main streaming da un paio di mesi e loro invece mi regalano la banda da un anno abbondante. Tutti i primi 12 mesi praticamente sono stati un investimento che main streaming ha scelto di fare perché ha creduto nel progetto Salvo 5.0 e di questo non finirò mai di ringraziare l'amministratore delegato di main streaming Antonio Corrado. Poi Pietro dice: Salvo, ma i mutui li paghi o non li paghi? No, i mutui non li pago, li ho pagati fino a febbraio del 2014, fino a maggio, cioè fino ad aprile. Da maggio 2014 non sto più pagando i mutui. Cari amici, io però adesso vi devo salutare perché fra due minuti parte la puntata di Sbanchiamo di Rossella Fidanza. Mi raccomando, rimanete collegati perché è una puntata molto molto interessante. L'argomento di questa puntata è il pignoramento, ok? Attenzione, la puntata di oggi spiega le regole del pignoramento e non spiega come ci si può difendere dal pignoramento, come ci si può opporre, ok? Perché Rossella ha deciso, vista l'importanza dell'argomento, di dividerlo in due parti. Quindi adesso, fra un minuto, comincia la prima parte, è quella di questo mercoledì di oggi, di questa quinta puntata del 10 giugno 2015, e poi invece settimana prossima ci sarà la seconda parte dove Rossella ci spiegherà come è possibile opporsi a un pignoramento. Quindi mi raccomando, rimanete collegati perché immediatamente subito dopo i miei saluti parte appunto Sbanchiamo, quinta puntata con Rossella Fidanza. Io vi ringrazio tutti, vi do veramente un abbraccio molto forte e spero di vedervi numerosi al Mi Scappa la diretta di domani e mi raccomando rimanete qui perché c'è Sbanchiamo di Rossella Fidanza. Un abbraccio a tutti voi e grazie. Scappa, scappa, Salvo 5.0.